La sanità è uno dei settori che ha risentito maggiormente della crisi economica e dei vincoli di bilancio pubblico. Infatti, negli ultimi anni la sanità pubblica è cresciuta a un ritmo inferiore a quello del PIL. Dal 2010 al 2018, infatti, la spesa sanitaria è aumentata dello 0,2% medio anno, un incremento inferiore decisamente a quello del PIL, che è stato dell'1,2%. Dal punto di vista dei confronti europei, possiamo dire che l'Italia impegna il 6,5% del prodotto interno lordo. Questo ci colloca nel dodicesimo posto nella graduatoria dei paesi dell'Unione Europea, e ben al di sotto della Germania, per esempio, che impegna il 9,5% del PIL, e della Francia, che ne impegna il 9,3%. In termini pro capite le differenze sono ancora più evidenti. Infatti, rispetto alla Germania, la Germania ha una spesa doppia rispetto alla spesa pro capite doppia rispetto a quella italiana, quella francese ha una spesa del 60% maggiore a quella che registriamo noi nel nostro paese. Il rallentamento della spesa chiaramente è stato ottenuto in particolare attraverso la riduzione del personale operante nelle strutture sanitarie pubbliche e del blocco delle procedure contrattuali. Infatti, nel corso degli anni abbiamo visto che l'incidenza della spesa per il personale è passata dal 31,4% al 30,1%. Il personale in questo periodo, nel 2018 in particolare, contava 692.000 unità dipendenti, di cui 650.000 a tempo indeterminato. E un dato molto inferiore a quello che noi registriamo nel 2009, quando avevamo molte più unità lavorative, ne abbiamo perse in particolare 44.000. Meno 13,5% dirigenti non medici, meno 6,3% del personale non dirigente e meno 5,4% di medici. Anche qui i confronti rispetto al resto d'Europa ci vedono perdenti. Infatti l'Italia dispone attualmente di 39 medici ogni 10.000 residenti, mentre in Germania se ne registrano 42,5 ogni 10.000 residenti. Ancora peggiore il confronto se consideriamo il personale infermieristico. In Italia abbiamo 58 infermieri ogni 10.000 residenti, in Germania ce ne abbiamo ben 129, quindi livelli decisamente inferiori per quanto riguarda sia il personale medico sia in particolare il personale infermieristico. Dicevamo che molta della riduzione della spesa è stata ottenuta attraverso interventi sul personale, quindi abbiamo parlato della riduzione del personale, ma anche il blocco dei contratti di lavoro è stato uno strumento molto incisivo per limitare la spesa. E in forza di questo blocco che è durato per molti anni, osserviamo che per quanto riguarda le retribuzioni del Servizio Sanitario Nazionale, livelli di reddito abbastanza bassi, soprattutto se prendiamo in considerazione quelli dei dirigenti medici. Infatti, in un anno un dirigente medico guadagna 83.000 euro lordi, un dirigente non medico 73.000 e invece una persona, un personale non dirigente ha 31.000 euro, può contare su 31.000 euro annui di retribuzione. Altre conseguenze che noi abbiamo osservato per quanto riguarda il settore della sanità e il blocco del turnover attuato in questi anni è l'aumento vertiginoso dell'età media del personale. Nel Servizio Sanitario Nazionale l'età media appunto si attesta a 50,7 anni e tra i medici addirittura il 40%, quindi 4 su 10, hanno più di 60 anni. Quindi in chiusura, cosa possiamo dire? Che le politiche di austerità adottate nel corso degli anni hanno reso sicuramente il servizio sanitario più efficiente, ma si è trovato impreparato ad affrontare uno shock di domanda come quello imposto dalla pandemia, perché noi abbiamo osservato nel corso degli anni che oltre alla diminuzione del personale c'è stata anche una forte diminuzione dei posti letto ospedalieri. Questo
Questo rispondeva a un'esigenza di efficientamento del sistema, ma purtroppo questo ci ha messo in grave difficoltà di fronte a una crisi sicuramente imprevedibile, ma che comunque è stata di forte entità e quindi ha avuto un impatto molto forte, soprattutto sugli ospedali che si sono dimostrati in forte difficoltà nel fronteggiare una simile pressione, anche appunto a causa della costante diminuzione delle risorse economiche del personale dei posti letto subita nel corso degli ultimi decenni.